Ultimi momenti di campagna elettorale a Savarna per il sindaco Michele De Pascale. Cosa si può dire a chi ha ancora qualche dubbio, se ci sono i dubbi? Ma che solitamente il buon governo dovrebbe essere premiato. Accadde in Emilia-Romagna un anno e mezzo fa, nel senso che si giudicò positivo poter proseguire un governo amministrativo che aveva portato questa regione nei 5 anni precedenti ad essere ogni anno quella prima per crescita in Italia. Qui c'è una città che è stata governata molto bene, che sta crescendo, che dopo tanti anni di promesse è riuscita questa amministrazione addirittura a far partire i lavori dell'escavo al porto, che permetterà al porto di Ravenna di non solo diventare, lo è già, ma di diventare ancora di più uno dei principali porti dell'Adriatico, una città che quest'anno festeggia i 700 anni di Dante puntando direttamente sulla cultura e ovviamente sul turismo con tanti interventi fatti, una città che è ai vertici della crescita economica e dell'occupazione. Io non mi metto a dire perché non votare gli altri, non l'ho mai fatto, dico perché votare Michele, ottimo amministratore, addirittura diventato presidente dell'Unione delle Province Italiane, a rappresentarle tutte, e credo che anche questo dimostri la qualità di un ragazzo giovane, competente, capace e che ha fatto davvero bene e che non ho dubbi potrà tranquillamente proseguire i prossimi anni. Però, visto che sono le urne che decretano e non le mie parole o i sondaggi, ci si impegni per fare la miglior vittoria possibile. Letta ha detto soddisfazione, 3 grandi città, per l'Emilia Romagna qual è la soddisfazione? Le 3 grandi città, nel senso che Bologna, Ravenna, Rimini, se riuscissimo a confermarle tutte e tre ovviamente sarebbe un grande risultato, anche perché uno guarda i sondaggi nazionali e il vento sembrerebbe spirare completamente a destra, invece io credo che la qualità dei nostri amministratori ancora una volta potrà fare la differenza. Un noto politico romagnolo diceva: ho consumato le scarpe. Anche Michele De Pascale l'ha consumato. Sì, assolutamente, ma non in questi mesi, ma in questi anni, nel senso che noi veniamo da 5 anni di lavoro pre-pandemia e durante la pandemia di impegno sui grandi progetti strategici e di attenzione, diciamo, anche alle piccole cose. Abbiamo raccontato in questa campagna elettorale quello che abbiamo fatto e anche quello che ci proponiamo di fare. Io sono molto onorato di chiudere la campagna elettorale con Stefano Bonaccini, che per noi sindaci è un modello e anche in questi 2 anni è stata una guida autorevolissima per tutti noi, e lanciare sfide e prospettive per continuare a far crescere Ravenna. Una coalizione ampia, per lavorare bene c'è bisogno di tutti. Beh, saper tenere insieme è una grande virtù. Un sindaco deve tenere insieme chi la pensa come lui, ma addirittura deve tenere insieme anche chi non la pensa come lui. Noi abbiamo allargato la nostra coalizione, la destra è implosa, si presenta con 4-5 candidati, a differenza delle altre città non c'è stato neanche un interesse dal livello nazionale a tenerli insieme, e credo che sia stato anche una grande povertà del confronto quello di non avere un vero interlocutore dall'altra parte con cui confrontarsi. Si è parlato tanto di Forese, De Pascale ha iniziato dal Forese e chiude nel Forese. Ma noi nel Forese non solo, diciamo, abbiamo progetti, abbiamo proposte, abbiamo cose fatte, ma abbiamo anche uomini e donne che vivono sia in centro che nei lidi, che nei territori, diciamo nella campagna, nei territori del Forese, che vivono qui, conoscono questo territorio, ne conoscono le grandi potenzialità e si candidano a rappresentare questi territori. Quindi pari dignità al centro e a tutto il territorio del comune di Ravenna, che è il secondo più grande d'Italia, 3 volte il comune di Milano.